È stato un anno difficile eh, sia per il contenimento delle risorse, sia per i tempi di programmazione ristretti, sia per l'accavallamento dell'onere di programmazione della stagione estiva con quella invernale. Eh, abbiamo avuto circa 3.000 spettatori complessivi. Con un ritorno certamente apprezzabile di, di, di soddisfazione da parte del pubblico abbiamo chiuso la stagione in pareggio, quindi abbiamo, eh, non abbiamo certamente appesantito la situazione economico-finanziaria della, della fondazione. In termini di qualità credo di poter dire che abbiamo presentato una stagione invernale certamente ridotta come numero di eventi, ma di buona qualità lato senso inteso, insomma, mi pare che sia una programmazione dignitosa. Gli eventi di punta sono um, certamente la consegna del Premio Lechino d'Oro a Donato Sartori nel corso di una serata di gala che faremo al Teatro Bibiena l'11 di ottobre eh, durante uno spettacolo di Enrico Bonavera, uno dei principali interpreti eh, italiani della commedia dell'arte. Donato Sartori è un eh, uno scultore di fama mondiale e proviamo anche a vedere se riusciamo ad organizzare una mostra delle sue maschere eh, straordinariamente apprezzate eh, da parte degli intenditori eh, nella nostra città e ad inaugurarla in concomitanza con la consegna del premio. Poi abbiamo una serie di spettacoli abbastanza eh, eterogenei. Che vanno da eh, spettacoli teatrali tratti da eventi cinematografici, Kramer contro Kramer, per esempio, Il discorso del re con Luca Barbareschi. Poi abbiamo un Pirandello con Lucrezia Lante della Rovere, abbiamo Shakespeare il Sogno di una notte di mezz'estate con Leo Gullotta. E poi abbiamo gli eventi che si inseriscono nel progetto Dostoevsky che prevede Karamazov e un monologo di Marcos Grosso attorniati da incontri col pubblico, convegni che vedano la presenza di relatori importanti. Eh, non anticipo qua i nomi, ne faccio uno che è il primo che ha dato disponibilità, che è il professor Cacciari. Eh, abbiamo progetti rivolti alle scuole superiori della provincia. Mm, prevediamo di chiudere la stagione con una, una seconda edizione del concorso riservato ai giovani dell'Accademia eh, Nazionale di Teatro. Eh, abbiamo tante iniziative in corso e, eh, ultimo ma non meno importante, una rappresentazione dell'Orfeo di Monteverdi da tenersi in marzo al Teatro Bibiena con la direzione del maestro Irofumi Yoshida.